come si costruisce un mito, ma di regola su un bisogno sociale, a partire da un bisogno sociale. E noi abbiamo bisogno di essere rassicurati, di pensare che esiste qualche entità che pensa a noi, che ci darà giustizia, specialmente se questo non si realizza in terra. E quindi sulla base di queste pulsioni, di questi desideri, di queste esigenze, si costruiscono storie, si costruiscono narrazioni. Questo è sempre avvenuto. Basti pensare a miti famosi, quello di San Giorgio e il drago, per esempio, no? San Giorgio è amatissimo nel mondo, è il protettore della Gran Bretagna, di tutti gli scout, è presente in moltissime città, nelle arti. Eppure è uno dei santi che certamente non hanno una base storica, per quanto se ne sappia. La stessa cosa si può dire di tanti altri santi, da San Biagio in giù. Su San Biagio c'è un bellissimo libro di Renato Cavallaro che ricostruisce questa vicenda. Queste grandi personalità, queste grandi elaborazioni di personalità rispondono a desideri profondi, a ansie, a paure, sono rassicuranti. Tra gli esempi moderni, quello che posso farle è per esempio la costruzione di una sorta di mito stranissimo intorno a una figura di soldato, Juan Soldato, che è molto venerato a Tijuana, Messico. Questa è una città piena di problemi perché è di narcotrafficanti, è al confine con gli Stati Uniti, è vicino alla ricca e opulenta San Diego, sarà più o meno, non so, mezz'ora, tre quarti di distanza, però è dalla parte messicana ed è una città con grande povertà e grande ricchezza, appunto. E nel cimitero locale c'è una cappella dedicata appunto a Juan Soldato, il quale è visto come il protettore degli indocumentados, cioè di coloro che sono passati negli Stati Uniti senza avere naturalmente nessun permesso, perché non si entrerebbe legalmente facilmente. È una frontiera molto frequentata e molto sorvegliata, quindi molti ci muoiono. Quelli che sono passati dall'altra parte, ci sono riusciti e sono ancora in vita, mandano ex voto, lettere di ringraziamento, oggetti vari per questo mitico, assolutamente inventato, santo che sarebbe Ivan Soldato, che pare che fosse un tipaccio in vita. Si parla persino di una violenza sessuale contro una ragazzina. Grazie. Va bene?